Allora, io sarò fissata con questo negozio, mi piace troppo. Ma guardate com'è bello, quella stele, non so come chiamarla, guardate che bella. Ecco, non so come si chiama, quella che ha la statua in bronzo. E poi qui è rimasta, vedete, una libreria delle solite come quelle che già ho. E poi c'è un'altra piccolina lì, ma io come sapete ero fissata con quella bianca. Ciao amici e amiche, scusate la voce ma mi è andata giù la voce oggi. È Pasqua e vedete, allora cerco di non inquadrare le persone, c'è una festa nel mio paese legata a una tradizione. Allora, sono venuta un po' qui in disparte perché è pieno di gente, quindi non è giusto che inquadri per la privacy. E si chiama la tradizione dello scusin. Praticamente, due persone con un uovo ciascuno in mano battono il proprio uovo contro l'uovo dell'altro. L'uovo che si rompe è quello che ha perso. E naturalmente la persona che ha fatto rompere l'uovo col suo uovo ha guadagnato un uovo. Scusate, questo però è carina come tradizione, perché chi è bravo poi in questo gioco qui torna a casa con tante uova, che sono uova lesse naturalmente, altrimenti si romperebbero. Ok, io torno torno indietro. Di solito non esco mai la domenica mattina. Allora, sentite che voce, perché dunque io stavo benissimo, ma me l'hanno attaccato i miei familiari e loro lavorano, escono fuori di casa la mattina presto, eccetera, prendono colpi di freddo o batteri e quindi me l'hanno attaccata anche me, che come sapete sto sempre in casa. Allora, niente, quindi non esco mai di solito la domenica e fa piacere perché sapete io non vado a messa, quindi non esco, sono motivo di uscire la domenica. Dunque l'occhio è migliorato, però ho notato che sono raffreddata, quindi boh, chissà, vabbè, comunque il collirio sta funzionando, vedete come sono belli questi palazzi antichi, queste parti antiche del mio paese. Allora, quindi stavo dicendo, non esco mai la domenica mattina, invece è una bella tradizione uscire, non, dalla messa no, però uscire, fare un giretto, comprare i pasticcini e portarli poi a casa. Scusate, ma sono proprio raffreddata, adesso non riesco a prendere no, perché ci sono persone che passano e mi guardano, allora io giro il cellulare giusto per non dar fastidio alla gente. Ho perso purtroppo quegli occhiali da sole, non, ora ho questi, poi ho quelli grandi rosa e poi ho i Ray-Ban quelli neri. Ho perso gli occhiali da sole, quelli un po' tartarugati grandi. Li ho persi perché mi ero messa a fare un filmato, un video e secondo me li ho lasciati sulla panchina. Secondo me li ho lasciati sulla panchina, vabbè. E pazienza, pazienza. C'è un familiare che sta facendo lo scusin e c'è una fila, insomma, abbastanza grande, quindi io dopo un po' ho detto, beh, faccio un giro allora. E cosa dire? Allora, questa parte vecchia è tutta bella. È tutta bella, io adoro, adoro, adoro questa parte qui. Allora, cosa dire? Vorrei fare un video oppure un reel, ma forse il reel non basterebbe, delle cose che non mi piacciono. Ho visto una diva del tubo che io seguo dall'inizio del suo canale e quando lei ha aperto il suo canale, adesso non ricordo esattamente l'anno, io il mio l'ho aperto nel 2012 e ho iniziato poi il 2014 a fare i video. Adesso se passano persone, io mi imbarco di qua, non so dove finisco oggi, proprio perché non voglio dar fastidio a nessuno. Io ho aperto il mio canale nel 2012 e per 2 anni non ho fatto video, guardavo gli altri e basta. E a me piaceva e piace ancora tanto la diva del tubo. Non mi perdo un suo video, eh. Allora, lei ho visto che ha fatto dei reel con le cose che detesta. E piacerebbe anche a me fare così, solo che non sono molto esperta di reel, invece preferisco fare video. E quindi non so se questo video potrei dirvi quello che non mi piace. Allora, lei ha detto che non le piace uscire. No, abbiamo tante cose in comune, io e lei, anche se come età, eccetera, non sembrerebbe, ma abbiamo tante cose in comune. Lei ha detto che a lei non piace uscire, ebbene nemmeno a me. Beh, la privacy neanche le targhe delle macchine si possono inquadrare. Allora, quindi non c'è nessuno, allora vado. Non è che io non voglia vedere le persone, è che non si possono inquadrare. Allora, stare sempre a staccare continuamente, fare file di pochi minuti, anzi secondi, non mi va. Quindi vado in giro così, a seconda di come trovo un po' di, un po' di, come dire,
un po' di solitudine, no? Come Francesco Petrarca nella sua poesia bellissima è solo e pensoso. Solo e pensoso i più deserti campi vo mesurando a passi tardi e lenti. Vabbè, finiamo qua. Allora, cosa volevo dirvi? Sto aspettando che passino altri due signori, poi vado di là. Quindi uscire, no, non piace neanche a me. A meno che, come stamattina mi andava di uscire e vedere il paese in festa, poi è Pasqua e vabbè. Oppure se devo andare a Reggio, se devo andare a Modena, allora sì, allora va bene. Però viaggi brevi, ecco, perché viaggi lunghi non dovevo andare a Torino, poi non ci sono andata più, non me la sono sentita di fare insomma un viaggio di 3 ore e mezza, 4 ore ad andare e tornare nel giro di 2 giorni. Dunque, io poi detesto viaggiare in macchina. Ecco, mi è venuta in mente un'altra cosa che detesto. Vediamo se si può passare. Io detesto viaggiare in macchina, proprio odio i viaggi in macchina. Sì, via libera. Allora, detesto i viaggi in macchina e invece mi piace viaggiare in treno e viaggiare in aereo. Anche in nave mi piace. Non faccio che andare avanti e indietro qui. Anche in nave mi piace, però insomma è raro che io vada, che io viaggi in nave. Ho viaggiato, sì, anche in nave. E poi vediamo un po', un'altra cosa che non mi piace. Dunque, ce ne sono tante. I rumori, io un tempo andavo in discoteca, poi il giorno dopo mi fischiavano le orecchie e adesso i rumori invece non li sopporto più. Sono fatta così, sono diventata nevrotica con gli anni che passano, quindi i rumori, cioè il vociare, come quello che può esserci, non so, nelle classi degli alunni. No, guardavo il familiare che diceva dove cavolo sei finita, che se mi vede col cellulare così invece che stare lì, invece un altro signore che... Niente, che non conosco, e niente, bisogna che stia qui. Ecco, sì, la lista non l'ho fatta, vediamo altre cose che non mi piacciono. Le campane che suonano all'improvviso, ecco, le campane delle chiese che suonano all'improvviso non mi piacciono. Poi vediamo, me ne viene in mente qualcun'altra, se no poi quando poi torno a casa. E altre cose che non mi piacciono, il telefono, telefonare. Quindi parlare con ricevere telefonate e dover per forza rispondere al telefono. Un conto è WhatsApp che quando posso ascolto i messaggi e lì e poi io stessa ne registro altri. Le telefonate mi irritano in una maniera incredibile, specialmente le telefonate poi di convenienza a Pasqua, Natale, eccetera. E poi vediamo cos'altro mi dà fastidio. Ma ci sono tante cose. Tante cose poi dopo mi verranno in mente. Vabbè, io chiudo perché ora vado, vediamo un po' se c'è il via libera. Ok, poi magari a casa o in un altro file vi dirò altre cose che mi danno fastidio. Ciao. Allora, sono tornata a casa dalla passeggiata, sentite che voce, vabbè, e niente, adesso devo preparare, naturalmente devo cucinare anche oggi e farò le tagliatelle alla bolognese, scusate la voce, e farò le tagliatelle alla bolognese e voglio farvi vedere più o meno come le faccio, semplicissimo, e nell'olio metto a soffriggere un po' di cipolla, ci metto poi la carne e la faccio leggermente cuocere, ci metto poi un po' di vino bianco. E quando il vino bianco è sfumato, anche rosso, bianco o rosso uguale, ci metto un po' metà di pomodori pelati e metà di salsa, tutto qua. Dopo una mezz'oretta spengo, facilissimo, adesso vi faccio vedere. Allora, ripensando alle cose che mi danno fastidio, in assoluto io odio alzarmi presto al mattino, odio alzarmi alle 6 e mezza, alle 7, alle 8, dalle 8 e mezza in poi forse va anche bene, ma neanche, adesso... Non mi alzo mai se non arrivano almeno le 9 di mattina. E vivo benissimo. La cosa brutta è andare a dormire pensando appunto che il giorno dopo bisogna svegliarsi a una determinata ora. L'ho fatto per anni, ho lavorato tanti anni, 30 anni di lavoro, ora mi sono rotta coglioni. Io dico quello che io, basta. E no, veramente, sacrificarsi va bene per un po', però per un po'. L'ho fatto per tanto, però adesso basta. E vi faccio vedere come faccio la bolognese. Allora, ecco qui la cipolla, vedete? E questo qui è lo scalogno, però va bene qualunque tipo di cipolla, con un po' di olio, nell'olio extravergine d'oliva. Sto usando questo Bertolli, mi trovo molto bene. E adesso accendo, vedete? E poi ci metto
Allora, accendiamo se è acceso, sì. Ci metto questa carne, questo macinato scelto di bovino adulto Coop. Ecco qua. Ecco, la carne, come vedete, ha perso il suo colore rosa, e allora adesso già ce l'ho messo, lo rimetto un po' di sale, ma proprio poco, perché poi metterò quello grosso. Ecco qui. E il vino. Qui l'inquadratura è quello che è, perché con una mano. Ecco qui il vino, vedete? Ecco qui un po' di vino bianco, ma andava bene anche rosso, è che avevo aperto quello, ce l'avevo aperto, quindi adesso ci metterò un po' di pomodoro pelato, anzi metà pomodori pelati e metà salsa. Allora, intanto però aspetto che sfumi. E adesso che davvero è evaporato tutto il vino, posso aggiungere un barattolino intero di questi pomodori pelati e anche un po' di questa passata vellutata falfrutta. Ecco qui, ho messo l'intero barattolo di pomodori pelati, vedete? E adesso ci mettiamo anche però un po' di salsa. Ecco qui. Io faccio a occhio, Io faccio a occhio, sono fatta così. Ecco qua. E adesso giriamo bene, pestiamo un po' i pomodori e mettiamo anche un po' di sale grosso. Ecco qui. Questo è il mio sale grosso. Eccolo qui. Una manciata, non di più. A me la roba tanto salata non piace. Vabbè, via, due piccole prese oggi. Esageriamo oggi, ok. Niente, qui una mezz'oretta ed è pronto. Intanto ora prendo le tagliatelle e le metto da parte. Il sugo è quasi pronto. Penso che fra 10 minuti, 8-10 minuti lo spegnerò. Vedete? Vedete la mia bolognese? Ecco qui. Eccola qua. Non è ancora pronto, però poco, poco ci manca. Eccolo qui, vedete? Ecco. E intanto aspetto che bolla l'acqua per mettere le fettuccine. Io preferisco le fettuccine piuttosto che le tagliatelle perché mi piacciono un po' più larghe. Fettuccine all'uovo, sfoglia ruvida, Barilla, sono le mie preferite. Ah, e poi, come se non bastasse la pastiera, oggi ci sono anche questi. C'è anche il tiramisù. Ecco qui che l'ha fatto la mia bimba. Ecco qua. Ciao a tutti, buona Pasqua, ciao. Ecco, il sugo adesso è pronto. Adesso lo spengo, vedete? Ecco qui. Vedete? Il sugo adesso è pronto. Ed anche le tagliatelle. Anche le tagliatelle, quindi è arrivato il momento di scolarle. Ed è arrivato il momento di aprire l'uovo di Fedez. Vi faccio vedere cosa ci ho trovato. E nell'uovo di Fedez appena aperto, indovinate cosa ci ho trovato? Vabbè, intanto la cioccolata buonissima, è già mangiata. Ci ho trovato, questa era la confezione che conteneva la sorpresa. E ci ho trovato questo adesivo, pensavo che fosse una calamita, vedete, bellino, e invece è un adesivo però bello doppio, in ferro, quindi carino. Ecco qui, Fedez, che a me piace molto e lo seguo. Alla fine ho capito, la sorpresa è un anello per cellulari, l'ho capito leggendolo qui, che non l'avevo capito, quindi da mettere dietro al cellulare, carino.